Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi in compagnia di Gianluca Urbex, ragazzi. Ciao a tutti. Vi lascerò in descrizione il suo link Instagram, seguitelo per guardare delle foto Urbex davvero fantastiche. Adesso cerchiamo una via d'accesso, abbiamo trovato un vecchio cascinale abbandonato. Adesso dobbiamo cercare un'entrata. Dobbiamo fare silenzio però, raga, perché siamo in centro abitato. E comunque abitano persone proprio nell'immediata vicinanza. È tutto aperto qua. Oh, molto ragnateloso, guarda che bella verandina già. Spettacolo. Madonna. Raga, guardate che entrata. Spettacolo. Madonna. L'entrata è meravigliosa. Madonna. Raga, qua non entrava nessuno da un botto. Cioè, guardate. Tutta la vegetazione come sta mangiando le finestre. Perfetto, raga. Adesso continuiamo la nostra esplorazione. Questa camera da letto è spaziale. Cosa ne pensi, John? Sì, decisamente bello. Madonna. Prova ad alzarla un pochino. Ok. Madonna, raga. Qua è molto ragnatelosa. Per la mia aracnofobia. Qua c'era un bagnetto. Ah, qua è il capanno degli attrezzi. Molto ragnateloso. Non penso che entrerò, raga. Come potete vedere, tanto è un deposito che sfruttavano per ammassare un po' tutta la loro roba. Attrezzi vari. Madonna. Madonna che ragnatele, raga. La camera è veramente qualcosa di... Guardate questo orologio, i dettagli, raga. Cioè... Mamma mia. Madonna. Ok. Urla. E qua ormai è... parecchio andata. Ora i piatti appesi. Anno di abbandono 88. Quando sono andato io? Ah, qua però 98. Dalla sala alla cucina, raga, facciamo un balzo di 10 anni. Mamma mia, che cucinetta piccola. Qua, raga. Ah, qua non c'è niente. Solo grosse ragnatele, grossi ragni. E lì si accede alla verandina da dove siamo entrati. Ok. Madonna. Carta da parati bella, figlia. Sì, sì, madonna. Sì, sì. Ah, sì, è proprio quel dettaglio vissuto di abbandono. Andiamo a vedere il piano di sopra, raga. Che spettacolo! Guarda quel cappello! Raga, parliamo a bassa voce perché comunque, ripeto, fuori c'è parecchio movimento. Madonna!
Questo è un bel dettaglio particolare. Peccato che è parecchio vuota ormai. È rimasto poco questa qua. Figli, se fosse stata un attimino più piena era comunque una signora casetta, eh. Guardate, comunque è rimasto ancora qualcosa. Cioè, guardate questo poggiapiedi. Mamma mia, che bello. Raga, qua c'è, avevano una verandina esterna. Cioè, mamma. Che spettacolo, raga. Madonna. Raga, ma che cazzo. Magico. Mamma mia. Che veranda, raga. Perfetto, raga, molto confusionale, però da vissuta questa era sicuramente una signora veranda. Tanto abbiamo il nostro Gian che fa le foto, raga. Ok, adesso poi rientriamo e continuiamo l'esplorazione. Ora torniamo dentro, finiamo di esplorare le ultime stanze. Anche qua abbiamo... comunque qualche particolare. Ok. Vediamo di qua. Bello, cavolo. Ok, qua raga abbiamo un'altra stanza, un'altra camera da letto. Madonna, quanto è inquietante questa, guarda. Madonna, raga, ma la muffa che sta divorando la stanza? Sì, ma poi vogliamo parlare di questi abiti, raga? Madonna, guarda che spettacolo. Guarda la lampada, quanto inquietante. Okay. Raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa lampada. E questo? Mamma mia, raga, che spettacolo. Bella, raga, sta rivelando veramente dei tesori preziosi. Bello questo bagnetto. Tutto blu. Ancora tenuto molto bene. Raga, potrei fare la compilation dei bagni colorati che ho trovato. Ne ho trovato uno rosso, uno viola. Adesso uno blu. E ora, raga, questa dovrebbe essere l'ultima stanza. Wow. Che spettacolo, raga, c'è ancora la moquette. C'è ancora la moquette per terra. Guardate questo cappello. Di sicuro avevano un gusto particolare per il vestiario. Che bel letto essere stato questo. Che la poltrona. Guardate, raga, il Babbo Natale. Questa sicuramente era la camera da letto di un bambino. Ora mi soffermo meglio sui dettagli, raga.
Ragazzi, l'esplorazione è finita, a me è piaciuta veramente tanto. All'inizio non gli avevo dato moltissimo, non avevo molte aspettative perché non a vederla da fuori, non lo so, non mi gustava. Però poi dentro devo ammettere che ci sono state alcune cose davvero molto impattanti ed emozionanti. Tu cosa ne pensi, Gian? Sì, assolutamente, soprattutto la stanza con la culla. Esatto, quella veranda lì, ma poi anche i vestiti molto particolari. Appesi, cioè, sicuramente l'epoca. La famiglia aveva dei gusti davvero particolari. Poi ben conservata, a parte qualche stanza muffosa. Però, raga, bella esplorazione, spero che vi sia piaciuta anche a voi. Ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale. In descrizione vi lascio anche l'Instagram di Gianluca Urbex se volete vedere qualche foto delle sue esplorazioni. Noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie di tutto. Ciao! Ciao ciao!